prima volta che faccio un video così presto, ma lo faccio giusto comunque per poi avere il tempo necessario per fare delle cose, sempre inerenti a Salva. Dal titolo avrete capito anche che sono qui per tornare a Givare. Ebbene sì, torneremo sui nostri vecchi passi. E non immaginatevi chissà cosa, tipo cose enormi, tipo vasche, cose del genere. Givverò comunque come facevo tempo fa con i miei box. E piano piano andremo avanti e più ovviamente cosa andremo a dare. Prima però voglio vedere se funziona ciò che ho in mente. Contando che servirà anche molto per approcciare comunque più, diciamo, utenza. E allo stesso tempo scambiare con molte più persone e forse anche ottenere armi che non abbiamo ancora nella collezione. Quindi mi raccomando, seguite il canale perché da lunedì rinizio Givare. Deciderò i giorni ovviamente quando dovrò givare, li dirò tutti il giorno prima, tipo domenica. Così almeno abbiamo una scaletta. D'ora in poi video di salva al mondo, sfide, sfide scusatemi, news, come ho fatto finora, cioè della mia serie delle armi legacy moddate, quotidianamente ovviamente, e allo stesso tempo proveremo poi a portare battaglia reale più avanti, sempre comunque durante questo periodo di quarantena, e molte altre belle cose. Siete qui sicuramente non solo per sapere che torno a Givare, ma anche per sapere le nuove avventure quando usciranno. Se siete stati già attenti mentre parlavo, avete visto già qui, andiamo a leggere. Dal team di Fortnite, salve comandanti, torna a casa base, scopriamo insieme le novità in serbo per la prossima settimana e le successive in Fortnite Salva il Mondo. Che comunque se ci pensate Salva il Mondo viene aggiornato, diciamo, anche poco. Ma comunque ci sono degli aggiornamenti di sfide. Non potranno piacere a tutti, però vabbè, ci sta lo stesso. Nel senso, sono uscite le sfide folla, che verranno qua anche dette qui, ricordate di darci dentro con la sessione folla. E sono sfide che esattamente troviamo andando in incarichi, e che ho mostrato anche ieri, esattamente qui. Io le ho quasi finite, mi mancano pochi. Le finisco appena finisco il video. Però comunque capite che, ecco, sono delle sfide che vi danno veramente tante cose. Poi andiamo a leggere. Un piccolo promemoria per tutti gli eroi di casa base. La stagione avventura Campi Clementi, che è quella corrente, e i relativi contenuti del negozio dell'evento saranno disponibili solo fino al 3 aprile. Quindi tutto quello che c'è nell'evento, se non l'avete ancora preso, fino al 3 aprile avete tempo per ottenere tanto oro. E vi dico, se fate le sessioni folla, ve ne dà veramente tanto di oro. Veramente, raga, veramente dà un sacco di oro. E vi consiglio di farle le missioni, perché veramente, fidatevi di me, dà un sacco di oro le sessioni folla. Tra cui dovrebbe essere, ah no, non c'era la missione, che in poche parole le sessioni folla iniziano dalla prima alla decima fase. Infatti qua me ne mancano due di fase, qua me ne mancano tre. Poi non ce l'ho più l'allenamento folle. E una di quelle era di prendere le cassaforti, trovare tipo cassaforti durante le missioni, e ogni tot vi dava 1500 di oro. Ovviamente all'inizio me ne dà di meno, però le ultime dà 1500 di oro ogni fase, quindi una roba veramente top. Inoltre il prossimo pacchetto principianti salva il mondo non verrà pubblicato fino a dopo l'inizio della prossima stagione avventura, quindi dobbiamo aspettare il 3 aprile. Il pacchetto dovrà contenere, se è tutto come nei piani, l'eroe che abbiamo mostrato pure ieri, che è Ray. Ve lo rimostro comunque davanti a voi la foto. E l'eroe ovviamente conterrà non solo l'eroe ma anche V-Buck tramite la sfida salva il mondo per chi non ce l'ha ancora, e un'arma o una trappola come sono successe negli altri pack, starter pack. Quindi ecco, inoltre non perdetevi il prossimo rapporto casa base per scoprire nuove informazioni. Esattamente non so quando uscirà, ma sicuramente faremo un altro video. La sessione folla, salite di livello e fate evolvere i vostri oggetti preferiti durante il mini evento sessione folla. Questo diciamo che è un mini evento, per il momento non è ancora uscito nulla co di concreto, ecco, ma solo una roba, ecco, piccola come questo. Per tutta la durata dell'evento le allerte missioni mini boss forniranno PE, materiale per evoluzione, rivantaggio o stravantaggio in più, quindi buona. Le allerte missioni di mini boss continueranno a rilasciare biglietti, quindi top. Aggiunte 4 serie di incarichi, ognuno con 10 fasi, che garantiscono ricompense uniche e sempre migliori. Quello che vi dicevo prima, partite da un tot e poi più fate fasi, più vi dà cose. Materiali di evoluzione, stravantaggi oro, PE, eccetera, eccetera. La sessione folla sarà disponibile
dal 13 marzo, quindi già esattamente 5 giorni fa, fino al 3 aprile. Ah, ok, dura tutto fino al 3 aprile, quindi il 3 aprile avremo nuove cose. Perfetto. Wildcat, ragazzi, Wildcat che sarà disponibile nel negozio dell'evento. Per il momento nel negozio evento abbiamo tutto questo. Se non avete ancora preso nulla, prendete tutto. È uscito lui sempre dell'evento comunque della Wildcat. Quindi raga, andate a prendere tutto quanto. Wildcat è... mio Dio. Wildcat cosa fa? Vantaggio standard, generazione granate. Ogni 45 eliminazioni ottieni una carica per la granata frammentazione. Ovviamente potete dedurre che questo qua è un soldato. Andiamo nel registro raccolta. Personaggi 20. Andiamo nel primaverile. Andiamo qui. Ed eccolo qua. Ovviamente non lo andiamo a reclutare. Servirebbe il voucher, ma aspettiamo. Io ce l'ho già, ma appena infatti lo otterrò lo butterò nel registro. Eccolo qui, generazione granate, così lo vedete da più vicino. Questi qua sono i suoi, diciamo, i suoi stats. Vantaggi classe, fuoco di soppressione, uno sguardo che congela. Dopo aver eliminato tre nemici aumenta i danni da arma a distanza e la stabilità dell'arma. Beh, ci può stare. Non è un'era che uso, però ecco, questi qua sono tutti quanti i vantaggi se lo mettete come comandante o come comunque normalissimo eroe dentro al loadout. Wildcat quadrifoglio, ripeto, sarà disponibile nel negozio evento al più presto. Wargames, doppio colpo, un distruttore, due distruttori, distruttori invulnerabili, distruttori modificati. Nel tuo forte si aggireranno due distruttori dorati indistruttibili con modificatori a rotazione. Se non ti sembra abbastanza spaventoso il loro comportamento, passa alternativamente fra attaccare gli eroi e il forte. Quindi ragazzi, abbiamo già visto Wargames. Questo Wargames darà questo stendardo, che esattamente è così. Poi si presenterà in questo modo. Devono ancora risolvere sta roba qui degli stendardi che sono tutti buggati. Se lo faranno. Ah, lo stendardo in questione è... Dov'è? Eccolo qua. Questo qui. Per chi non l'ha ancora fatto. E ci può stare, perché comunque sono degli stendardi fighi. Poi ragazzi, oltre a questa sfida Wargames che uscirà presto, il 27 marzo, allora una italiana, torna guerriera felina delle Highlands, sempre un soldato ed è sempre presente comunque nel set degli eroi primaverili. Rispondi graffio su graffio con guerriera felina delle Highlands. Stop in alto di te, guerriera felina delle Highlands. Vantaggio squadra, via la sicura. Riduce il costo energetico di granata frammentazione, un po' come l'eroe che abbiamo visto prima, tutto incentrato sulla granata. Sia per vantaggio standard che comandante, quindi se lo mettete come eroe principale oppure nel loadout normale. Per la felina dell'Highland sarà disponibile nel negozio evento. Ovviamente la data è il 27. Il 21 invece esce Wildcat, quindi tutti pronti per queste nuove aggiunte. Spero di avervi veramente dato notizie fondamentali. Se volete vedervi per bene, ecco, se vi siete sfuggiti qualcosa, il rapporto casa base basta che andate nel sito di Epic e andate qui, su notizie. Andando su notizie andrete qui e 16 marzo è l'ultimo. Mi raccomando, like e iscrizione. Qui da Righi tutto, bella regà, pronti per i give che inizieranno da lunedì. Ci vediamo presto. Stasera in live ore 20 e mezza per giocare insieme e a scambiare il live, ovviamente, armi e materiali.